oggi una vera festa, ci gira la testa, ci piacciono un sacco le regine del tacco, Salento e furore, Alessandro che onore. Le regine del tacco sembra il titolo di una serie, Le regine del tacco. Bella, Emma e Alessandra, Alessandra Moroso è con noi, buongiorno. 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 Ciao tesoro, Bedda. Le regine del tacco, I love you. Beggio mio, come stai? Buono, ti è? Beh, buono, per modo di dire. Un casino, è in un casino. Bene, sì, c'è un po' di casino all'esterno, però in realtà quello che sta succedendo in questo momento personalmente tramite la musica è una bella sensazione, una bella emozione finalmente. L'unico elemento che ormai ci dà un pochino di sollievo, c'è poco da fare, non è retorica, ma è la musica. E beh, insomma, è una roba particolare, strana, che molti attendevano. Io ho avvisato un po' gli ascoltatori già da stamattina, scrivono un sacco di cose, cioè hanno apprezzato moltissimo questa vostra collaborazione. Insomma, cioè, voi vi conoscete da un sacco di tempo, avete avuto un percorso quasi analogo, però molti apprezzano questo vedervi assieme. È frutto di questo periodo? L'avevate messo in preventivo? Doveva succedere? Boh, chi può dire? Ma in realtà, no, in realtà noi lo pensavamo da un po' questa cosa qua, no? Di dover fare qualcosa insieme, tanto che quando io ho iniziato un bel po' di tempo fa a provinare alcuni brani, e, gli editori, gli autori, insomma, mi avevano messo davanti una grande lista, tra virgolette, no? E nell'aria io dicevo, Madonna, però questo brano particolare lo vorrei fare e secondo me sarebbe bello poterlo fare con Emma, però era un pensiero sempre tra me e me, tra me e il mio staff. Poi in realtà un pomeriggio davvero mi ha chiamato Emma, io ero qui a casa che stavo sbrigando alcune mie cose e mi dice, sai no, amò. E io faccio la prima, tu fai la seconda, poi c'è il bridge e poi niente, a posto? Perfetto, tanto che quando quindi diciamo la molla è stata la canzone, sì, cioè la molla proprio scatenante che... assolutamente sì, ma Emma non c'è? Sì, sì, la stiamo recuperando, uno alla volta, perché sai, con Skype, tutte ste robe, sto segno dei tempi di ste robe che veramente sono insopportabili. Okay, okay. Adesso siamo collegati con Emma, ma ti hanno vista 5 minuti fa al supermercato, Emma, sei già lì? No, non è che velocità. No, eccomi! eri al supermercato qualche minuto fa. No, io sono davanti al computer da un sacco di tempo. Non è vero, ti abbiamo sentito di che lo dicevi ad Alessandro, sono stato al supermercato, ho fatto questo, ho fatto mattina, sono mattutina. Come stai? Allora, rifacciamo la sigla, visto che adesso ci sono tutti e due, rifacciamo la sigla perché sapete, vabbè, Emma è stata anche nostra ospite, anche Alessandra, quindi sanno che c'è la canzoncina, lo scempio, sentiamola ragazzi, dai. Oggi una vera festa, ci gira la testa, ci piacciono un sacco le regine del tacco, Salento e furore, ma Alessandra che onore. Le regine del tacco, ti rendi conto? Grazie. Allora, bellissima comunque. Allora, vi leggo velocemente un po' di messaggi che sono arrivati. Allora, Rossana al Taranto, siete fantastiche, stupende, che belle voci, che belle donne, che grandi artiste, cantate bene, avete fatto bene a cantare questa canzone. Buongiorno, Ilaria da Turi, saluto ad Emma, ad Alessandra. Qualcuna chiede, ma questa unione poi sfocerà anche in concerti dal vivo? Tocchiamo l'argomento, proprio bello, il live. Il live, che grande punto interrogativo, però secondo me Emmina vorrebbe dire qualcosa proprio a questo proposito. No, beh, io ho dichiarato che, insomma, ovviamente seguendo i DPCM e tutto in massima sicurezza, io voglio andare in tour, se ci saranno da cambiare delle modalità lo farò, perché io penso che in questo momento noi artisti vogliamo tornare a fare il nostro lavoro, le persone hanno bisogno di sentire un po' di musica, di aprire anche un po' la mente a pensieri un po' più ottimisti, quindi in qualsiasi modo, luogo, lago, io tornerò live.
Ma anche, anche perché Alessandra non è... Alessandra ovviamente è libera di venire a trovarmi in qualsiasi data per cantare insieme questa canzone pazzesca che è Pezzo di cuore. Ma poi al di là di questo, al di là, cioè anche il settore che non è mai abbastanza sottolineato, il fatto che uno dei settori più penalizzati da sto contesto, sì, si sono fatte manifestazioni, ma bisogna parlarne sempre, perché al di là di chi insomma ha una carriera già, quindi ha la possibilità di gestire in maniera diversa in questo momento, c'è gente veramente che in gran difficoltà, in grandi secoli. È intervenuta Regina, ecco, ciao ragazze, ben arrivate, è toccato nel vivo. Buongiorno, buongiorno. Allora, due cantanti, due persone eccezionali, vi leggo un po' di cose perché veramente sono tanti messaggi. Finalmente assieme, siete fantastici, ho avuto il piacere di conoscervi entrambe tantissimi anni fa ed è stupendo vedervi insieme. E Elena da Bologna, cioè, hanno preso molto bene questa vostra unione, cioè i fan di entrambe, voglio dire, no? Carina questa cosa. Sembra che se ci siano tante vibrazioni positive, c'è tanta emozione, tanta voglia di esserci, hanno compreso sicuramente la nostra unione che va probabilmente con la musica, ma al di là della musica, no? Quindi è meraviglioso che questo messaggio sia passato, che abbia fatto centro proprio nei cuori delle persone. Allora, mitica Emma, sei grande, Lea da Ferrara, buongiorno, Claudio da Pescara, Emma e Alessandra mi mettono un'energia incredibile, vi vedo molto bene insieme, potrebbe essere l'inizio di una storia lunga. Staremo a vedere, è confermata l'esibizione a Sanremo? Bisogna capire se è confermato Sanremo prima. Ancora no, nessuno ci ha detto niente, giusto no? Invece se ne parlo. Lo ha detto anche Amadeus proprio qualche giorno fa, che sarebbe una cosa bellissima, ma che realmente non aveva avuto ancora nessun non ci aveva contattato. Quindi ovviamente io e Alessandra saremmo onorate di salire su quel palco e cantare insieme Pezzo di cuore. Quindi insomma, noi ci sta, mancherebbe altro. Sentite Regine del Tacco, bellissime. Regine del Tacco, la nuova serie televisiva, Alessandro Amoroso ed Emma in Regine del Tacco. Guarda, se ti facessi vedere che cosa ho a posto dei tacchi in questo momento, farebbe veramente ma interesse. Siete di quelle che per consumare un po' di tempo guardate le serie, anche voi siete serie addicted o no? Non ve ne frega nulla. Fate altro? Beh, qualche... No, io ho in realtà qui. Però chi vuole? Non ho capito nulla. Ecco, benissimo. Non accavallatevi, per favore. Emma, tu sei... come a scuola. Sei seriale, tu? Sei di serie, Emma? Sì, quando qualcosa mi interessa la guardo molto attentamente, se no sinceramente mi abbuffo di libri. Ah, bello. Brava. E invece dove siete collocate proprio geograficamente? Non siete giù nel Salento, no? Roma. Tutte e due a Roma? Yes. Ah yes, vabbè, quindi siete in zona gialla, vi capito, un pochino di invidia, no? Dalla zona rosa, certo. Eh sì, brava. Sono sbagliata, ragazze, allora, sono arrivati veramente centinaia di messaggi, ma poi già lo capite, inutile che sto a sottolineare che la gente vi vuole veramente bene, perché siete due ragazze genuine, belle, e poi figlie del tacco, c'è poco da fare, grandi. E io sono contento di questo vostro successo, di questa vostra unione, e spero proprio che dia frutto ancora con altre belle canzoni, perché un bel impasto di voci, sì, cioè, è tutto bello. E la chiudo grazie. Qua grazie ad Alessandra Amoroso ed Emma, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi.